Ciao ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo episodio di Tomb Raider. Che dire? Beccatevi sto gameplay. Bene ragazzi, come abbiamo detto prima, siamo di nuovo qui a Tomb Raider. Questa è la terza parte. Anzi è il secondo episodio, perché il primissimo che abbiamo fatto era il prologo. Esatto. Non confondiamo le idee a nessuno, perché sennò è un casino. Ok, andiamo avanti. Ci confondiamo pure noi stessi. Abbiamo appena mangiato. Io mi sono appena reso conto che dico sempre andiamo avanti. Vabbè, è normale. No, andiamo in generale, era una mia fissazione. Sì, sì, questo è un tuo luogo comune. Che cazzo c'entra il luogo comune? Comunque. Fa filosofia. Io ammazzo un... Vaffanculo. Vedi a destra, può essere che ce n'è una pollaia. Niente. Oh, chi è che parla? Che cazzo è? Un cadavere. Ho paura. Di che cazzo Oppa. È? È lo zombie quello che avevamo preso l'arco. Vabbè, cretino, hai ragione. Premi Q allora. No, dobbiamo entrare. Pigliamo le frecce e poi entriamo. Tu sì che sai giocare, vi. Io sono un genio. Tu sei proprio un pro gamer. Sì. È un pro gay, sei. Un pro gay. Comunque. Un prosecco. Chi è che parlava poco fa? Ehi. Non avevo... Lei era. Con chi parlava? Sola? Sì, ehi, c'è nessuno. Ci hanno chiuso la porta in faccia. Bene. Proprio gentili, sti merda, pezzi di merda. Merda, l'ha detto lei stesso. Infatti. Maiuscolo. Caliamoci, dai. Dai, cala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cosa sono queste incisioni? Incisioni. Vai, passa non sotto. Non fare spegnere la lampada. Guarda come ha tenuto la torcia con due dita così. Così, con due dita. Tipo a uncino. Allora, noi abbiamo abbassato. Allora, diciamo questa cosa. Abbiamo abbassato i settaggi del gioco sperando non laghi più la web. Speriamo il problema sia dovuto a questo e non ad altro. Se no dobbiamo proprio vedere che cavolo è. Guarda incisioni. Noi ci scusiamo ovviamente per la pessima qualità del prologo. Lo so. Guarda quanti teschi. Se farci tipo di salvadanai con i teschi. Fa un buco al centro così. Dall'occhio direttamente. Ah, infatti. Quindi, o dal naso, dagli fuori del naso. Esattamente. Come una cassa. Che abbiamo qui? Che ha rotto tutte le cose. Esperienza abbiamo preso. Bene. Abbiamo qui? Per la cerca. Ma che cazzo? Com'è una cosa giapponese? Un cornuto. Se te la metti così e fai paura a tutti. E fai gli occhiettini. È uno smile. Lo smile. Gli occhiettini. Comunque, abbiamo cambiato già tutto? Sì. Bene. Perché mi sto cagando addosso con questa maschera. Fa leggermente paura. Ok, andiamo allora. Andiamo avanti. Può essere che dobbiamo. No, può essere che dobbiamo andare là. Vediamo. Sì, premia per rinforzare. No. Ha preso un cabba. Sì. Mi serve qualcosa per forzare. Serve un oggetto per forzare. Ah, ecco. Brucia, dobbiamo andare brucia. Qua. Brucia! Allontaniamoci. Via. Vabbè, vi non ti bruci, tanto Lara Croft è immune alle fiamme. È fuoco repellente. Quindi andiamo. Quanti prosciutti. Un mattatoio, vi. Sì, un'arma. Un'arma. Sì, è una specie un bastoncino di... con un coltello legato alla fine, però è utile. È un salatino praticamente con un coltello. Piccozza da scasso. Ho letto pizzicotto. Pizzicotto da scasso. Prendiamo di qua, vediamo se funziona. Deve funzionare per forza, non è inutile tutto questo scenario. Ok, allora dobbiamo aprire questa porta. Bene. Premia per forzare. Dai. Scale. Sei convinto, vi? Sì. Tutto buio qua, eh. Facciamoci coraggio tanto. Ah, vi ho dato l'ingresso ai cani, c'è scritto. dobbiamo salire. Lupi, guarda, sì, dobbiamo salire. Ecco, salta. Tutto questo con una torcia in mano. Ma cazzo fa? Come cazzo fa a non bruciarsi, devi dire. No, come cazzo fa a non morire direttamente tutta bruciata veramente? Che cazzo ho detto non lo so. Siamo usciti. Spegni la fiaccola. Spegniamo la fiaccola. Mamma. Ma se l'è bruciata nella coscia! Cioè, se l'è spenta, no? Ma che cos'è veramente poco repellente? Hai sentito? Che cos'è? Piano. Seguite il fumo. Fumo? Quale fumo? Arriviamo. Mi sa che qua spacciano, vi. Bell'ambiente. Qua spacciano. Voglio il fumo. Oh, la nostra amica. Sam, grazie al cielo. Ci fa qua? Guarda, e questo chi è? Uno zoppo. Non volevo spaventarti. Tranquillo. Sei brutto, però non ci ho spaventato. Senza sopracciglia. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Senza sopracciglia, che sono meravigliosi. Gli saranno bruciati. Sai che l'hanno scordata quando dovevano creare i giochi. Scusa, dimenticavo. Leggermente inquietante.
Ah, lui è Mattias. E fa l'insegnante. Va bene. Oh. Sei una straccia, Lara. Nemmeno ci incontra. È già. Sei una merda, Lara. Bel complimento. Vaffanculo. Mm. Sì, Himiko. Himiko mio. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Himiko regnava su tutto l'odierno Giappone. Si narra che fosse dotata di poteri sciamani. Sì, vabbè. E qui di solito smetto di le leggende hanno sempre un fondo di verità. Himiko comandava la guardia tonante, un'armata di fieri samurai. Samurai! Sono fighi i samurai, vero? Erano fighi. Perché sono morti? Penso non esistano più, cioè non ci sia più la dottrina dei samurai. Magari dico minchiata. Probabile, io dico sempre minchiata, però noi siamo bravi a dire minchiata, le diciamo sempre. Diciamo minchiata, ciao! Perché te ne esci con queste battute? Mi fai. Con quelle battute era. Mattias! Dove sono finiti? Sam! Ci hanno dato buca! Cioè, sono scappati. Non era un miraggio. Ci hanno lasciato in 13. Merda. Pupu. Ora che cazzo facciamo? Boom. Quella faceva male. No. Trappola molto per orsi. Che ci male. Faceva male? Ma chi ce l'ha messa lì la trappola per orsi? Ma che ne so. Secondo me l'insegnante era un truffaldino. Lupi. Ok, pronto a difenderti, eh? Lupi, vi. Ok, ci penso io. Qua tu solo ci potrai salvare. Ci penso perché io non mi posso muovere. Ci penso io. Sta musica non aiuta. Che cosa ecco, è? Eccolo. Penso, tu sta tranquillo. Tu sta tranquillo. Mi fido. E lui! Muorici! Madò! In un colpo, proprio. Concentrazione, eh? Dov'è? Cazzo! Rallentatore. Madonna! Sappiamo pure rallentare il tempo, attenzione! Sì, diciamo che ci hanno semplificato la vita comunque. Molto. Sento ringhiare. Mangiati una freccia! Dove in bocca! L'hai mangiata! È ora per liberarci? È ora per liberarci che dobbiamo trovare un modo. Dolore! Ah, c'è la tizia qua! Reyes! Oh, l'altra amica, ecco via. Guarda chi c'è! Il pacchione! Lui sì che ci. Di prepotenza il pacchione entra. E ci aiuta, e ci spara un colpo al piede. Siamo liberi, a posto. E se zoppicavamo prima, figurati ora. Non sapete che sto dietro. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Attenzione. Si è persa Sam pure lei. Col professore. Col professore Mattias. Puzza di bruciato qua. Al mio risveglio erano spariti. Vabbè, sono spariti quindi. E quindi che dire, dobbiamo andare a cercare il Mattias. Spazio. Ah, guarda, là c'era quello che non il voleva professore. Ascoltarci. No, non è il professore. No, il tizio che non voleva ascoltarci, voleva andare a ovest. Bravo, esattamente. E mi sa che aveva ragione. C'è pure un nerd qui in mezzo, eh. Ho visto un tizio nerd. Sì? Da morire. Allora sarà simpatico. Dopo il prototipo nerd. Lui, ecco. il nerd. Tipo l'informatico. Sì. Ah, siamo nell'accampamento. Ci siamo riposati? Siamo nell'accampamento, voglio una. Che fa, lo siamo o no? Ma che mamma che maffare qua, che non dobbiamo fare niente, allora abbiamo dormito, dobbiamo andare. Qua su. Ho trovato qualcosa. Guarda, cos'era un. Premi Q e vedi dove è qua su. Cima all'altura. Eccolo. Mi ho sbagliato tutto. Frecce. Ma secondo me ne abbiamo un delirio di frecce. Ma chi se ne frega? Tu prendila. Ah, Massimo. Infatti, ma no. Che cos'è? Lo prendiamo? No. No. Lasciamolo vivo. Chinati. Che cosa sei? Un lupo. Piano. Fanculo. Ok. Ce n'è più? No. Devi avvertirmi dei lupi, Whitman. Whitman non ci avvisa mai se ci sono lupi in giro. Freccia. Un pezzo di merda. Ok, prendi. Di qua dobbiamo andare. Per forza, l'altura. Ok, sì, giusto, ragione. Portale. Perché prendi di qua? Dici tu. Prendi, taglia, più, sì. Taglia più tutto. Corta. Davvero incredibile. Graffiti. Li conosco. Passò qualche graffitaro, ha fatto qualche tag. Mi colpisce molto. È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani. Che a giudicare. Azioniamo la ruota. No, dobbiamo aprire la porta. Olio di gomito. Insieme. Sì, sto stuzzicadenti si rompe, te lo dico io. Dici sempre merda, Lara.
un po' come noi. Sarà coprofaga? No, perché noi non lo siamo. dobbiamo trovare le casse allora. Sì. Per rinforzare la piccozza. Ok. Là non ho visto una. Là non ho visto una. Boom. 10 materiali presi. 50 le dobbiamo prendere. Ecco qua, l'abbiamo trovato una. Via. Un lupo. Ma proprio sono sempre a 2 a 2. Perché? Un branco, eh. Sì, via tu la cosa. Branco di 2. Proprio quello che cercavo. E sono 20. Eccola, là di fronte. Perfetto. Saltella. Nah. Boom. Qua c'è un paio di tette di pietra. Di pietra, quindi. Questa che cosa sono? Niente. Cavolate. L'ultima. Ma io a te una te la sparo. Così no, tanto per il piacere, sì, di farlo. Per avere una freccia nel collo. Eccola, l'ultima, perfetto. Ok, possiamo ok, tornare. Ok, possiamo tornare. Ma che sta cazzo premi... Che no. Cazzo era, vi? Squarciato. Ho ucciso il lupo. Squarciato. Scappavi. Scappa. Devi andare dove c'è il fuoco, quindi l'accampamento, no? Sì, per costruire la piccozza grande. Per rinforzarla. Bene, bene, abbiamo rinforzato tutte le cose, quindi dobbiamo girare la manovella. Ok. Ok. Proviamo ad aprirlo. Sto sudando. Lei sta ansimando. Gli sta piacendo, secondo me. No, cioè che sennò vi schiaccia. Certo. Il forzuto voleva fare. Quella figura femminile, considerata l'epoca. Ha acceso la torcia. Potrebbe essere la regina del sole. Imiko, adesso inizia a parlare come Sam Whitman. Beh, è fuori dubbio che detenesse un grande potere. Andiamo a bruciargli il culo, si può? No. Incredible. Ecco chi è. Ehi, Miko. Quella con le bocce di pietra. Le candele. La ciotola, le candele. Continuano a venire. Quest'isola doveva far parte di Yamaha. Quindi ci sono persone che ci abitano in questo. Sì. Cioè per esserci le candele accese. Vuol dire che la venerano. Con la sola differenza che è reale. Non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Ecco. Con che faccia ce lo dice? Oh 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 oh. Già, forse a causa loro. Banditi? No. Banditi. Sei ancora armato? Ma chi sono? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. No, ma che vi seguire? Ma perché? Tu hai preso decisione. Ma cosa è lui a fare? È un caterone. Ci penso io. Ci pensa lui, ragazzi. No, non fare cazzate. No. Ok. Le solite donne. Che palle. Ecco, e ora siamo legati. Vai con loro, lasciati stuprare, Lara, tranquilla, ci penso io, non amici miei. Li ho conosciuti praticamente un minuto fa. In russo. Eugene, andiamo con mia rozza. Non possiamo neanche capire. Mica mia rozza, io spara a testa. Io spaccare a testa. Oh, che cos'è qua? Guarda, sono i nostri amici. Sì, vengono picchietti brutalmente. Lasciateli stare, vi prego. Sgazzau un caso. Ma no, quello è brasiliano. Sgazzau un caso. Che ha detto? Tu romper amica mia, tu romper amica mia. Ok, gli ha rotto le scapole invece. Ok, penso sia morto. Picchiano sempre le donne. Mamma mia, tutto in fiamme. Ok, va avanti. Non di là. Ho sbagliato tasto. Ci hanno ucciso senza pietà. Piano, 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 nascondiamoci. Stiamo qua dietro. Piano. Passati. Dobbiamo raggirarli, vi? Sì, sì. Andiamo? Ok, vai, vai. Corri, corri. Dilla. Dentro. Piano. Ma vai là. Ora, sì, aspetta. No, no, c'è un muro, via. Fermo qua. Faccio passare a questo qui. Oh! Di là. Abbassati. Là dentro. Sì, vai, corri. Là dentro. Ce l'abbiamo fatta, forse. Io te prendo a te. Ma che cacchio almeno... No. Io te prendo a te, Lara Croft. Crofata. Perché non parliamo c'ha visti, russo? C'ha perché visti. Non parliamo russo? Che te ne frega, ma dico ci ha visti. Non sparare. Che sta facendo? Colpo basso.
Eccola qua, se la vuole violentare, vi. Salvala. Mozzicone. Suarez. Boom. Cartellino rosso pistola, per pistola, Lara. Pistola, pistola, spara. Finita la sua gara. Spara, spara io ora. Peccati questo del coglione proprio. Vai, 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 vieni. Dai. Devi sparare ora. Ok. L'abbiamo preso in testa. Uno nell'occhio. È ancora vivo. Madonna, che è sfregiato. Qual è vivo? Questo muore ora. Ma direi. Ok. Che faticaccia. Ma questa la tagliamo. Bene, abbiamo appena ucciso un uomo sparandogli in testa. E niente, che dire. Forse Lara si sta risvegliando. Sta diventando la vera Lara Croft. Suo istinto. Io ne dubito. Suo istinto da chiodo. Perché ancora la vedo un pochino così titubante. Delicata. Comunque, se il video vi è piaciuto, pollice in su. Commentate, condividete. Al prossimo video. Ciao.